Le creme solari le utilizziamo quotidianamente, eppure ne sappiamo davvero poco. È vero che una crema con SPF 50 vale quasi il doppio di una con SPF 30? Quanta crema devo mettere? Ogni quanto devo rimetterla? Secondo un sondaggio della Royal Pharmaceutical Society, solo 8 persone su 100 sanno che il valore di SPF si riferisce solo ed esclusivamente alla protezione nei confronti dei raggi ultravioletti di tipo B e nulla ha a che fare con la protezione nei confronti degli UVA. Lo sapevate? D'altronde, un intervistato su 4 non sa neanche che cosa sia l'SPF e un inglese su 3 ha difficoltà a capire quanta crema mettere e ogni quanto tempo rimetterla. Inoltre, è pensiero comune che il numero di SPF indichi di quante volte possiamo amplificare il tempo di esposizione al sole prima di scottarci. È pensiero comune, ma è sbagliato. Ciao a tutti, io mi chiamo Beatrice Mautino e in questi video parliamo di cosmetici, ma visti con gli occhi della scienza. L'SPF, o fattore di protezione solare, è un numero che indica la capacità della crema di fermare le radiazioni UVB. Si ottiene in maniera sperimentale, ma quello che interessa a noi è capire che cosa significa quel numero. Facciamo qualche esempio, però vi avviso nel caso siate suscettibili o impressionabili, anzi mamme, coprite gli occhi dei vostri bambini, perché stiamo per fare della matematica. Una crema con SPF 6 lascerà passare un sesto dei raggi UVB che ci arrivano addosso, cioè circa il 17%. Che cosa significa? Significa che l'83% dei raggi UVB sarà fermato da quella crema. Un SPF 30 ne lascerà passare un trentesimo, e cioè ne bloccherà il 97%. Un SPF 50 ne lascerà passare un cinquantesimo, e cioè ne bloccherà il 98%. Più è alto l'SPF, meno UVB passano. Anche se potete vedere che man mano che l'SPF cresce, le differenze si affievoliscono. Tra il 97% di una protezione 30 e il 98% di una protezione 50 non c'è tutta questa differenza, come non c'è nemmeno poi tutta questa differenza con questa crema che ha un SPF di 110 che ho comprato negli Stati Uniti. SPF di 110 significa che blocca il 99,1% dei raggi UVB, ma quindi comunque ne lascia passare lo 0,9%. La comunità europea, per evitare che i consumatori siano tratti in inganno dai numeri di SPF troppo alti, ha chiesto ai produttori europei di non superare i 50, mettendoci al limite un più di fianco. Ma chiede anche che accanto al numero di SPF sia aggiunto un aggettivo che permetta al consumatore di capire se sta comprando una protezione bassa, tra 6 e 10, media, tra 15 e 20, alta, tra 30 e 50 o molto alta, 50%. Più. Inoltre, in Europa sono vietati i claim come protezione totale o schermo totale, proprio perché anche con SPF alti altissimi, comunque un po' di UVB e di UVA, come vedremo dopo, passano e quindi non esiste lo schermo totale. Ok, adesso che abbiamo capito come funziona l'SPF, possiamo andare in spiaggia? No, non ancora. Perché voi, quanta crema mettete? Io lo so. Ne mettete poca. La dose consigliata, cioè quella a cui vengono fatti i test per misurare il valore di SPF, è di 2 mg per centimetro quadrato di pelle. Chiaro, no? Serve di nuovo un po' di matematica. Allora, il candidato calcoli quanta crema serve per una persona media tra l'1,60 e l'1,60. Dai calcoli viene fuori una superficie di circa 1,5 metri quadri, cioè 15.000 centimetri quadrati. Fa circa 30 grammi di crema. Quanto è 30 grammi? Questo. Quindi un flacone da 200 grammi di crema, come questo che ho qui in mano, dovrebbe bastare per 6 applicazioni. Scusa? Ah, hai detto che tu con un barattolo ci fai 2 estati? In realtà sei in buona compagnia, perché dai sondaggi è emerso che noi usiamo mediamente da metà a un quarto della crema necessaria.
Sapete che cosa significa? Significa che quel numero che noi abbiamo scelto, magari decidendo di investire anche dei soldi per comprare una protezione più alta, beh, quel numero, se noi ne mettiamo la metà oppure un quarto, non vale più niente. Già, perché se io metto la metà della dose consigliata di questa crema, che ha un SPF di 30, non ottengo una protezione di 15, magari ottengo una protezione che è la radice quadrata di 30, cioè circa 5. Se ne metto un quarto, ottengo una protezione che è la radice quadrata di 5, cioè circa 2. A questo punto, mettersi a fare distinzioni tra un SPF 30, un SPF 50 o addirittura un SPF 110, come nella mia crema americana, beh, è totalmente inutile. Attenzione, perché questo qui è un passaggio molto importante per tutti i prodotti, oltre alle creme, che vantano un SPF. Adesso vanno molto di moda gli spray, i fondotinta con SPF, le acque solari. Bene, ricordatevi sempre che perché quel numero che vedete stampigliato sopra abbia effetto, dovete metterne 2 mg per centimetro quadro, che diventa difficile quando parliamo o di uno spray oppure di un fondotinta. Ok, abbiamo capito che cos'è l'SPF e che dobbiamo mettere una quantità di crema adeguata, cioè probabilmente molta di più di quella che mettiamo normalmente. Però non possiamo ancora andare in spiaggia. C'è un altro tassello che contribuisce a rendere efficace una protezione solare. Avete presente quella scritta che si legge sul retro delle confezioni: ripetere l'applicazione frequentemente? Che cosa significa frequentemente? Mezz'ora, un'ora, tre ore? Che cosa vuol dire? Ci vengono in aiuto gli esperimenti. Dai risultati di varie prove fatte nel corso del tempo da diversi gruppi di ricerca è emerso che la tecnica migliore per evitare le scottature è quella di distribuirsi la crema su tutto il corpo prima di uscire di casa e poi ripetere l'applicazione appena arrivati in spiaggia, per esempio, quindi passato un 20-30 minuti circa. Da lì in avanti ripetere l'applicazione ogni circa 2 ore. In questo modo, anche se la prima passata è insufficiente perché ne abbiamo messa di meno di quella che serve, si integra con la seconda passata e si arriva ad avere una copertura efficace. Ok, adesso possiamo davvero andare in spiaggia, vero? Ah, dici di no? No, il cheratinocita mi dice di no e ha ragione perché manca l'ultimo pezzo, giuro che è l'ultimo, ed è quello legato agli UVA. Abbiamo parlato fino a qui di protezione nei confronti dei raggi ultravioletti di tipo B, ma ci sono anche gli A. I raggi ultravioletti che ci arrivano addosso sono sostanzialmente di due tipi: gli A, che rappresentano il 90% della radiazione ultravioletta, e i B, che sono circa il 10%. Gli UVB sono pochi, si fermano negli strati più superficiali della pelle, cioè colpiscono il nostro amico cheratinocita, ma sono anche particolarmente cattivi perché sono i responsabili delle scottature. A me piace chiamarli ultraviolenti. E questo è il motivo per cui storicamente tutte le creme solari si sono concentrate su di loro. Gli UVA invece sono un po' più subdoli. Perché? Perché riescono a penetrare in profondità, cioè quindi vanno oltre il cheratinocita in superficie e entrano negli strati più profondi della pelle. E lì, raggio dopo raggio, provocano la produzione di radicali liberi che vanno come delle palline impazzite di un flipper a colpire la struttura che tiene sulla pelle, provocando l'invecchiamento della pelle, cioè le rughe. Ma non solo, perché colpiscono anche il DNA, provocando delle mutazioni che alla lunga possono causare lo sviluppo di tumori della pelle. È per questo motivo che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha inserito i raggi ultravioletti nella lista dei cancerogeni certi. Sia i raggi ultravioletti di origine naturale, quindi quelli che ci arrivano dal sole, ma anche i raggi ultravioletti artificiali, cioè quelli di lampade e lettini abbronzanti. Sì, sono cancerogeni. Quindi, per proteggerci dagli effetti degli UVA, abbiamo bisogno di una crema che contenga dei filtri, cioè degli ingredienti, delle molecole in grado di intercettare i raggi UVA ed evitare che vadano a distruggere tutto quello che incontrano. È quello che viene chiamato UVA-PF, cioè fattore di protezione per raggi ultravioletti di tipo A. Lo potete trovare sulle creme o indicato proprio così, come UVA-PF con un numero di fianco, oppure nella maggior parte dei casi con un bollino con la scritta UVA al centro.
Per la legge europea questo bollino significa che la crema contiene un fattore di protezione per UVA pari ad almeno un terzo del SPF dichiarato. Cioè, facendo l'esempio proprio di questa crema che ha un SPF 30, la presenza del bollino per UVA indica che il fattore di protezione per UVA è di almeno 10. Ok, adesso possiamo davvero andare in spiaggia, abbiamo tutte le informazioni necessarie per partire e andare a prendere il... Ah, aspetta, ho parlato troppo, è tardi. Vabbè, vorrà dire che arriveremo in tempo per l'aperitivo. Torneremo a parlare di solari per approfondire gli effetti dannosi che hanno i raggi ultravioletti sulla pelle e capire come le creme solari possono difenderci da questo pericolo, ma per oggi la chiudiamo qui. Se vi è piaciuto il video condividetelo, iscrivetevi al canale e se avete domande o commenti scriveteli qua sotto. Alla prossima!